Una piccola famiglia che non risalta all'occhio, non si distingue eppure viene notata. È la descrizione di Papa Francesco all'Angelus della Santa Famiglia che oggi la Chiesa celebra. Anna e Simeone riconoscono in Gesù il Messia. È dunque il bambino ad avvicinare le generazioni, perché fonte di quell'amore, afferma il Papa, che unisce le famiglie e le persone, vincendo ogni diffidenza, ogni isolamento, ogni lontananza. Un chiaro rimando ai nonni che hanno un ruolo fondamentale nelle famiglie. È dunque un messaggio di fede quello che la Santa Famiglia porta, quando genitori e figli respirano insieme questo clima di fede, evidenzia il Pontefice, possiedono un'energia che permette loro di affrontare prove anche difficili. Una famiglia che quindi risplende di luce, di misericordia, salvezza, verità per l'uomo e per ogni singola famiglia. Luce che incoraggia ad offrire calore umano in quelle situazioni familiari in cui per vari motivi manca la pace, manca l'armonia e il perdono. Luce che aiuta nelle situazioni di malattia, perdita di lavoro, discriminazione e chi è costretto ad emigrare. Infine, dopo la preghiera dell'Angelus, un importante appello. Il mio pensiero va in questo momento ai passeggeri dell'aereo malese scomparso mentre era in viaggio fra Indonesia e Singapore, come pure ai passeggeri delle navi in transito nelle ultime ore nelle acque del mare Adriatico coinvolte in alcuni incidenti. Sono vicino con l'affetto e la preghiera ai familiari e a quanti vivono con apprensione e sofferenza queste difficili situazioni e a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso.